tutti gli dicevano che aveva una bellissima voce, anche se lui non faceva né il cantante né il musicista. Parlammo di musica, ascoltammo dei dischi, insomma fu il primo incontro che feci con questo ragazzo che non era ancora un mio amico perché non ci conoscevamo. E a un certo punto mi disse che ti voglio far sentire la mia voce, dai, sì, prendiamo una chitarra, ascoltiamo un disco, una cosa, e mi fece sentire una canzone che io ancora mi ricordo. E siccome mi diede una forte emozione, me ne faccio sentire un pezzettino con la mia voce, non con la sua, però mi immedesimo e voi immedesimatevi cercando di immaginare cosa ho potuto sentire io.